Oggi una diretta strana perché dovevamo essere. Aspetta, sono un secondo. Ok, adesso ci siamo. Adesso dovremmo esserci. Corretto, Ema. Siamo. Ok, siamo in diretta, Ema. Emanuele. Sì, sì, in diretta. Perfetto. Allora, ciao Emanuele, grazie di averci mandato in diretta. Adesso. Oggi una diretta particolare per due motivi. Uno, perché dovevamo essere sia io che l'ospite che adesso vi presento, che oltre ad essere un caro amico è proprio uno dei pochi geni che ho conosciuto, dovevamo essere nelle nostre belle postazioni davanti al computer, invece siamo in auto perché tutti e due in posti diversi di questa bella Italia ci siamo trovati incastrati nel traffico. Io sono uscito da poco, tra poco riesco ad arrivare, non so Alan dov'è, però per non commettere reati guardo avanti, non vi guardo, solo adesso che sono fermo che c'è un semaforo. Allora, oggi parliamo di tutto quello che c'è da sapere sul mondo delle cripto, su quello che c'è da sapere anche un po' per quanto riguarda il DeFi, per quanto riguarda i token. Un ospite che ho detto è un caro amico, ve lo voglio presentare bene, si chiama Alan Tonetti, è CEO di Taodust e anche di altre realtà internazionali che si occupano di influencer marketing. Lui è veramente molto bravo, è una delle prime persone con le quali io personalmente mi sono messo a ragionare su questo mondo decentralizzato. Pensate che ha un passato da giornalista sportivo, ha vinto anche il premio miglior giornalista straniero in Giappone due volte. Diciamo che non sono famoso per quello. Non sono famoso per quello. Sei molto famoso perché eri uno dei giornalisti di punta di una trasmissione televisiva molto famosa. Da lì è passato a fare marketing ad altissimo livello con multinazionali. Pensate che ha seguito addirittura o i mondiali o le Olimpiadi per Samsung. Ha fatto cose, ha lavorato con Patch Adams, ha fatto un sacco di cose fino a che un bel giorno, il cuore della notte, dopo che lo conoscevo già da 20 anni, mi si trovava a parlare per caso di tokenizzazione. Ormai sono passati 4-5 anni. Alan, grazie di essere qua e complimenti per tutto quello che hai fatto in tutta la tua carriera. Che faremo? Che faremo ancora. Grazie. Ciao a tutti. Allora, senti, primo argomento. Io vedi che intervisto un po', soprattutto se sono alla guida, intervisto ancora di più e lascio la palla di più all'ospite, così posso guardare la strada, come giusto e richiamo tutti a fare, per cui don't try this at home. Alan, primo argomento a piacere, tu lo sai, noi CamTV, una grande community che ha costruito, abbiamo addirittura la nostra STO, insomma ci muoviamo tanto nel mondo digitale, nel mondo degli strumenti, per cui la prima domanda non te la faccio neanche, argomento libero, di cosa mi vuoi parlare, qual è la cosa più interessante adesso di frontiera nel mondo cripto, nel mondo DeFi? Guarda che sei paraculo, però. la cosa più... sono diverse. Allora, io negli ultimi 6 mesi, anche 9, mi sono appassionato tantissimo al mondo degli NFT. La prima come forma d'arte, e non come rappresentazione digitale di un'opera d'arte fisica, ma bensì come vera e propria forma. Cioè, quando di un token che rappresenta un quadro fisico, anche quello è un NFT. Ma quando sentite parlare dell'esplosione degli NFT, significa che come pittore può dipingere un pittore, può mettersi a modellare di materiale, un artista può andare a disegnare su un token. E quindi il token non è tanto la cornice dell'opera, ma è l'opera d'arte stessa. Ed è un mondo che mi ha affascinato tanto, perché dopo il boom del 2017-2018, le ICO, gli utility token, la fondazione di Taodust per quanto riguarda i security token e quant'altro,
quello degli NFT, che era un mondo che io non mi ero mai fidato, se ne è sempre un po' parlato, c'erano progetti come Decentraland, che sono progetti che hanno 3 o 4 anni, forse anche più, però erano parte di una nicchia, oggi è letteralmente esploso. Quindi ci ho messo testa per cercare di fare una circolazione dell'ecosistema, un vero e proprio sottoposto più o meno bello, che vede artisti diventare milionari nell'arco di poche ore, vendendo delle opere, delle cifre folli, già più o meno affermati, e andare a nicchia del mondo dell'arte che... Cedo pensieroso. No. La mia connessione fa un po' cagare, quindi alcuni pezzi li ho sentiti, però conoscendo te, conoscendo un po' l'ambiente NFT, sono riuscito... Sai come quando la mente corregge, che metti 3 certo. Al posto delle E? È tipo un rebus, praticamente. Esatto, io volevo chiederti prima te personalmente, poi ti chiedo anche di snocciolare dei consigli. Tu sei uno che ha sempre dei trick che non si trovano proprio mass market, diciamo. Tu personalmente sei più, cioè, un collezionista, per te è più un collectibles, o ti sta venendo anche in mente di farlo? Io ho comprato di tutto. Negli ultimi 3 giorni ho comprato scimmie, cani e tori. Ho scartato cavalli, nel mentre però ho comprato, ho tradato più che comprato, anche un Beeple. Beeple è quell'artista che magari tutti avranno sentito, è quello che ha venduto una sua opera d'arte, è stata venduta per 69 milioni e 200 mila dollari da Christie's. Però ho partecipato a un'asta su Sotheby's, ovviamente io non ho tradato l'opera da 69 milioni. Ho tradato un multiplo che, diciamo, che gli artisti fanno, quelli che c'erano, si chiama artista, vuol dire che un artista butta fuori una o più opere tutte insieme in un certo momento. Beeple ha deciso di droppare su Nifty Gateway, che è stato per tanto tempo, forse lo è ancora, forse il punto di riferimento per il mondo degli NFT legati, diciamo, all'arte, cioè quell'arte che dicevamo, l'opera d'arte su token. È stato un drop a cui hanno partecipato 90.000 persone, c'erano 90.000 persone in coda pronte a pagare per comprare una sua opere che poi sono andate, venivano vendute a $1 e sul secondario viaggiavano tra i 30, i 50, gli $80.000. E immediatamente, infatti, c'è stato qualcuno che ha pagato $1 e è riuscito a fare 80.000 praticamente in 4 minuti. Ovviamente era un po' come vincere la lotteria, nel senso che quando succedono drop di questo tipo di artisti così importanti, si esprime come se fosse una forma di interesse. Si hanno 10 minuti per dire: ok, sono disposto a comprare. Se vengo estratto, scalatemi il dollaro dal mio conto, dalla mia carta di credito, piuttosto che dal mio wallet, da quello che volete. Se non vengo estratto, il dollaro non viene scalato. E voi direte: perché l'artista allora dovrebbe vendere le opere a $1? Perché in realtà guadagna sul secondario. Normalmente gli artisti, se Alessandro compra l'NFT di Alan a $1, ma poi è in grado di rivendere lo stesso NFT a $10.000 a Francesco, il 10% di quei $10.000 viene in automatico nel mio wallet. Quindi un artista come Beeple ha interesse anche nel buttare fuori un'opera d'arte a $1, perché tanto andrà a guadagnare sul secondario. E poi comunque un artista come Beeple non penso che abbia granché bisogno in questo momento di denaro, quindi può permettersi di rendersi, tra virgolette, accessibile alla massa, anche se poi in realtà così non è, perché poi solo 100 di quei 90.000 sono riusciti ad aggiudicarsi una sua opera. Allora, adesso, interessante, mi piace che siamo partiti dagli NFT, è una roba che mastico anche io, non so se te ne avevo già parlato, perché parliamo sempre di tante cose concrete
che dobbiamo fare, che se sapevi che avevo fatto quello di Morgan, ne ho fatti due con Morgan, che sono gli unici due di Morgan che ci sono, poi erano proprio due pezzi unici, e, per cui anch'io me ne sono approfondito tanto, poi abbiamo vari moduli che stiamo facendo su piattaforme, e poi soprattutto anche, diciamo, nel cuore di CamTV si sta ragionando tanto per mettere fuori l'NFT, si parla di metterlo fuori prima di Natale, e nel nostro caso particolare l'NFT avrà due funzioni importanti. Una, quella di certificare il diritto d'autore di un'opera di qualsiasi tipo, che può anche essere un libro, può anche essere un infoprodotto, può essere qualunque cosa, e poi l'idea è di riuscire a trasformarlo anche in qualche modo in una parcellizzazione di questi stessi diritti. Cioè, cosa vuol dire? Chi mi aiuta a distribuire, io gli do un pezzo, gli do un NFT che rappresenta un pezzo di quello che ho come royalty sul mio prodotto. Qui ci stiamo ancora un po' ragionando. Anche perché noi abbiamo parlato di NFT inteso come opere d'arte. Di fatto NFT, no, è l'acronimo di non fungible token, quindi un token che non può essere scambiato per un altro token alla pari. L'esempio più semplice che si può fare è quello della moneta di un euro. Avere una moneta da un euro, quella che ho in tasca io, quella che hai in tasca tu, averne uno o l'altra, a noi non cambia niente. Questi sono token fungibili. Se fossero dei token sarebbero fungibili. Mentre è diverso la mia carta d'identità e la tua carta d'identità. Queste sono non fungibili. Sono sempre carte d'identità, ma sono diverse una dall'altra. Quando sentiamo parlare di opera d'arte, o meglio di NFT, parliamo di cose che possono anche essere uguali, ma che in realtà sono diverse, perché non sono fungibili. E tornando a collegarmi alla parte che stavi dicendo, una delle... Io di quei 5 anni vedo ogni persona nel mondo con un wallet nel telefono, all'interno del quale ci saranno degli NFT, che saranno tranquillamente visibili a tutti, perché ovviamente saranno in blockchain, e quindi io andrò sulla blockchain, come oggi vado a vedere il tuo profilo social per farmi i cavoli tuoi, andrò a vedere il tuo wallet per vedere che cripto hai e che NFT hai, e con gli NFT magari li utilizzeremo per avere il 10% vita di sconto da essere lunga, piuttosto che l'accesso al backstage del nostro cantante preferito per tutta la vita. E tu dici, perché dovrei comprare una roba del genere? Pensa alla figata se io sono fan sfegatato di Sfera e Basta, compro... Per dire un nome a caso. Da accesso. Per dire un nome a caso. Dici. Esatto. Esatto. Compro un NFT, diciamo, potrebbe anche essere un biglietto, no? Se pensiamo nella forma tradizionale, che mi dà accesso ai backstage dei suoi concerti per tutta la vita. Lo utilizzo per 2 anni e fra 2 anni lo rivendo istantaneamente praticamente all'interno di Marketplace, dove ci sarà un altro fan di Sfera e Basta che sarà interessato ad avere lo stesso tipo di accesso esclusivo che io ho. Questa cosa che cosa comporta? Un vantaggio per Sfera, perché nel momento in cui lo vende a me per la prima volta, intanto monetizza. E ogni volta che io lo andrò a rivendere continuerà a monetizzare il 10%, ma soprattutto è un modo per andare a fidelizzare quella che è la community di un brand, di un artista, di qualunque tipo di forma. Alessandro, è caduto. No, ti sento perfettamente. Ho messo semplicemente, ho tolto un attimo la telecamera perché io sono arrivato. Per cui so, adesso entro in casa, non so cosa mi aspetta, tra ragazzi, cani, per cui l'audio lo riesco a gestire e quindi non sanno che sto tornando entro in diretta anche per privacy, insomma, dei miei. E, è molto interessante però, questa cosa, perché supera... Il marketing, tra virgolette, cioè l'evoluzione del marketing tradizionale passa da qui per forza. Cioè, io non mi aspetto che passi molto tempo prima che McDonald's o una multinazionale di questo tipo faccia un'operazione del genere, dove ti dice invece che il 10%, ti dice che se ce l'hai hai 50% a vita di sconto su tutto quello che andrai a mangiare a McDonald's. Ah, che bello! Interessante. No, non
non penso che stiano ascoltando, ma se ascoltano gli abbiamo fatto fretta, grazie. Beh, a me è piaciuto molto di quello che avevano fatto i King of Leon, perché mi ricordava tanto il crowdfunding, che sono le cose che piacciono a me, che era praticamente chi comprava un NFT che costava, si beccava per in tutti i concerti della vita di questo gruppo, si faceva la prima fila, se non sbaglio, una roba così, oppure un after party. È molto interessante anche perché risolve un po' di problemi normativi questa cosa, perché sai, tu non è che stai investendo quando prendi un NFT, è un purchase, tu stai comprando una cosa, quindi se dovesse essere, cioè, intanto un token non fungibile, ma in ogni caso alle brutte, cioè nel modo più pericoloso è un auto, quindi anche perché sai, non tutti sono in grado, come ad esempio CamTV, di fare piccolo spot, cioè di fare una STO autorizzata dalla Consob austriaca e passaportata poi, cioè dall'FMA e poi quella lì, cioè, la va a pochi, sono pochi che riescono a fare quel percorso, mentre invece molti di più possono fare delle cose con gli NFT anche ad un certo livello, non avendo questo problema, perché non stanno sollecitando un investimento, stanno vendendo un servizio, un prodotto alla fine. Adesso potrebbe essere che addirittura mi senti a pezzi, Alan, perché sto sì. Conosci bene l'ingresso di casa mia e sai che... Adesso sei diventato però ci arrivo, io sono forte. C'è un pezzo dove non prende niente, che è questo. Per cui da adesso i prossimi 20 passi... Quindi faccio tutto per potrei anche non farmi sentire. Allora... casa da solo, quindi ok, mi senti? Mi senti? No, ci sono. Sì. Grande. Allora, guarda cosa faccio adesso. Da solo è un invito al pubblico. No, non sei, non ti sto sentendo, ma adesso io mi introduco dal link che mi ha mandato il buon Emanuele. Così chiudo sto cacchio di telefono e vado avanti da desktop, che mi piace un po' di più. Allora. Emanuele è scatenatissimo. Diamo il tempo di aprirsi. Emanuele è la colonna portante di tutto quello che è il customer care di CamTV e altro. Da tutti i founder, da tutti i... è tranquillo, ma è uno che insomma ne ha risolti tanti. C'è il suo bella. Allora, vediamo come mai. Eccoci qua. Allora, vediamo cosa succede adesso. Se Emanuele mi fa entrare. E così mi chiudo l'altro che... Andiamo avanti così. Io chiedo scusa a tutti, ragazzi, ma purtroppo c'è stato proprio forse un incidente, qualcosa in tangenziale, ma non c'era modo. Eccolo qua. Ema, se mi fai entrare. Emanuele, mi senti? Eccolo lì. Ci sono. Perfetto. Guardami doppio. Preso. Adesso aspetta che tolgo questa. Eccoci qua. Fantastico. Mi senti? Mi vedi? Ah, perfetto. Sì. Grande. Allora, adesso io potrei anche accendere anche l'altro computerino, così posso guardare dentro la fanpage di CamTV e fare una cosa che non ho fatto, perché non potevo vedere, che è salutare tutti i nostri amici della nostra community. Vediamo che si accende anche qua. Allora, puoi aprire una sessione di domande? Come? Infatti, volevo chiedere se ci sono domande. Intanto aspetta che devo mettere in carica l'altro, se no non vedo nulla. Arrivo subito, Tanto ormai, Alan, con te c'è tanta confidenza, so che... Sono un po' casa di adesso. Come?
gli sfondi degli uffici, io metto lo sfondo della casa in ufficio. Sì. Allora, vediamo subito su Facebook cosa ci dicono. Che barba, che noia, che noia, che barba. No, oh, dai, è interessante. No, adesso devi sparare qualche... devi sparare anche qualche trick su come si... cosa consigli sugli NFT, cosa consigli nel mondo cripto, questo bull market. Come, non ti ho sentito? Pebocius, non sbagliate mai. È un artista. Pebocius. Allora, vediamo sulla pagina. È un artista. Ah, eccoci qua, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, adesso qualche cartuccia preziosa. Hai il Fabio Alessandro Leone, Pierluigi Marini, Alessandro Franceschini, Simone Vannini. Sono... Allora, chiedo a tutti, se avete domande, vai. Sparate le domande e così Alan vi può rispondere. Allora. Alan, delle cripto invece. Cioè, io mi ricordo che quando nessuno sapeva una ciuffola, tu già eri lì che facevi... Posso dire che anche adesso nessuno ci capisce un po' una mazza? Io non è che non voglio assolutamente assirermi ad esperto che non sono, però ciccinin, leggete quello che state comprando, perché di recente mi è capitato di parlare con gente, mi dice: ah, compra questa moneta, e perché? Perché l'hanno detto su TikTok. E ho capito che l'hanno detto su TikTok, però non è un buon motivo per comprarla. Tu come ti informi? Così vediamo se come ti informi tu con Lima. Il primo caratteristiche di CAM. Il primo passaggio che faccio sempre è quello di andare a vedere la community. Quanto è popolosa, quanto è attiva e soprattutto quanto è in hype. Spesso capita di vedere dei progetti senza senso, oppure che sono delle truffe palesi, che hanno una community in hype. E quindi in certi casi ha senso, ovviamente usando la testa, andare a metterci una fish non tanto grande, nel caso specifico, sapendo di andare a fare un flip veloce. Cioè, puro speculativo. Metto 10 euro. So che con questa community qua che fa del gran casino, il prezzo salirà, quando vado a 12, 13, 15, 18, 20, quello che è, ma pure 50, ci si dà un obiettivo, esco. Perché so che prima o poi questa roba salti. A me è successo. Non so se te l'ho raccontato. Beh, me ne hai raccontate tante, ma so che una vale l'altra. L'ultima è stata un po' dolorosa. Io ho comprato Shiba Inu il giorno zero. Ah, è quello screenshot famoso che io ho visto? Più che screenshot, sì. Proprio c'è il link nel mio wallet. Ho comprato Shiba Inu il giorno zero. Shiba Inu aveva una community in hype gigante. Però, come tutti i progetti senza un gran fondamento, nel momento in cui c'è solo community, sai che un secondo vai su e il secondo dopo vai giù. Ma parliamo davvero di secondi. E quindi io, per dirti, in un'ora e mezza che sono stato dentro Shiba Inu, ho fatto più 60%, meno 40, più 50, e a un certo punto esco con un margine del 30%. Il punto è che se io ero entrato anche abbastanza corposo per quello che era il mio wallet, se io fossi entrato con una fish a giocare e non avessi avuto, tra virgolette, la paura di perderli, cosa che però non faccio mai, nel senso che non butto i soldi e li lascio lì, investo, trado, quando finisce il trade mi dimentico totalmente di ciò che ho fatto, perché non voglio avere rimpianti. Il problema è che nel caso di Shiba Inu la moneta ha fatto 2500 volte il mio investimento. Quindi... Quanti sarebbero stati così?
per tirare su di morale chi si è preso la mazzata. Un giorno vedo ero in un gruppo Telegram e dico guardate Shiba come è andato su bene, e dico Shiba si è aperto il bagagliaio nel frattempo, non so se è normale. Sì. È automatico? Sì, esatto. Okay. E dice come Shiba? Dico io l'avevo tradato e guardo il trade era di 52 giorni prima. E quando tu apri il trade su Etherscan, il wallet ti dà in automatico, cioè Etherscan ti dice in automatico quello che è il valore attuale della transazione, non storico. Quindi se io e te avessimo tradato un bitcoin 10 anni fa, avremmo comunque in questa azione, vabbè bitcoin non è su Ethereum, però ci siamo capiti, un Ethereum 5 anni fa avremmo comunque scritto il valore di Ethereum di oggi, nel momento in cui apriamo la transazione oggi. Beh, su quella transazione c'era scritto 7.800.000 dollari. Voglio dire, altro che macchina col bagagliaio che si apre da sola. Esatto. Però io come Shiba, dopo Shiba Inu ne sono uscite, e chi frequenta DexTool lo sa, altre 150.000 di monete che finiscono in Inu, visto che Shiba Inu aveva fatto così, e hanno fatto tutte E quindi diciamo che io non ho rimpianti, cioè nel senso che fa parte assolutamente del gioco. Se tu sai che ciò che fai è sempre A, B e C, e non è che e conosci quelle che sono le regole del gioco, non è che devi incazzare se poi una delle cose che hai tradato vola. Le ho tradate tutte. Invece passando Ho tradato Chainlink a 27 centesimi, ho tradato Polkadot a 80 centesimi. Ho tradato Kusama a 4 dollari, cioè CVS, Gamma, tutti. Tutte le prime 200 di coin market cap le ho tradate tutte, eppure altre. Però comunque il senso l'LKS coin lo conosci te? Certo che lo conosco, però quello non l'ho trovato. Adesso lo dovresti prendere, dai. E cosa che volevi dire? Scusami, ti ho interrotto. Che il primo passaggio è sentiment della community, quanto è popolata, quanto è attiva, quanto è in hype. Poi tokenomics, quindi a quanto sto comprando, quello che è sul mercato, a quanto è stato comprato. Cioè non è che uno può dire questa roba costa 50 centesimi, quindi è poco. È poco rispetto a cosa? Se magari costava un centesimo un mese fa, 50 centesimi è una cifra folle. Se costava un dollaro potrebbe diventare poco. E quando si sbloccano i token che loro hanno venduto agli investitori privati, o piuttosto che quelli del team, perché normalmente ogni progetto come funziona? Lancio il mio progetto, ho bisogno di raccogliere del denaro, vado dagli investitori privati che possono essere amici o investitori istituzionali, venderò il token a un dollaro, a loro lo vendo a 40 centesimi. E quindi, però a loro dico, non lo vendi subito, lo vendi fra 2 anni. Quando scadono i 2 anni? Oppure, ne hanno una parte che è libera subito? Perché se io compro un dollaro e loro hanno comprato 40 centesimi, per loro vendere 80 centesimi vuol dire raddoppiare l'investimento, per me vuol dire perdere il 20. Quindi, studiare bene tutte le tokenomics. A chi hanno venduto e a quanto, e quando si sbloccano quello che hanno venduto a meno di quello che sto comprando io. Il sentiment è poi in un'ottica di medio-lungo termine, white paper e competitor. Perché spesso, se i competitor sono troppo forti e sono troppi, c'è un cane che muore? Dipende, a meno che non è fortemente innovativo o ha un team forte, perché poi il passaggio è quando si arriva in fondo, si apre LinkedIn e si va a vedere la storia del team. Chi è Tizio? Chi sono Tizio, Caio e Sempronio? Che cosa hanno fatto nella loro vita? Sono famosi per aver truffato? Oppure hanno fatto delle cose fighe? E se hanno fatto delle cose fighe, che ruolo avevano all'interno di quelle cose fighe? Perché, soprattutto, io il primo progetto che ho tradato è stato 2017, dicembre, quindi in piena bolla dell'ICO, Dragon Chain. Perché da ignorante io ho detto, io non so niente, metto 500 euro
E cosa compro? Non voglio comprare il Bitcoin che già a 20.000 il mese scorso era a 2. Devo trovare qualcosa di diverso. Allora studio un po' di progetti. Dragon Chain dicono di avere partnership con Disney. Quindi ho detto, da ignorante, dico Disney non fallisce mai. Poi però ho il brutto vizio comunque di stare lì e seguire e verificare, leggere, eccetera, eccetera, eccetera. E un mese dopo, tra l'altro, i miei 500 euro fanno, vabbè, era la bolla di quell'epoca, quindi era facile, 7 giorni diventano 3.500. E quindi io vendo e me ne esco. Perché per me aver fatto 7 volte il capitale in una settimana era qualcosa da fuori di testa, e vivevo con uno stipendio normale. Scopro poi che Dragon Chain in realtà non era partner di Disney. Solo condivideva gli uffici nello stesso edificio. E quindi, quando questa cosa si è scoperta, meno 92%. Che non vuol dire che loro siano dei Certo, truffatori. certo. Semplicemente ci sono notizie che ti fanno crollare tutto. Però Quindi, questo se non. è un mondo dove l'impatto delle notizie è incredibilmente più forte, ad esempio, che nel mondo del trading normale delle azioni, per esempio. Assolutamente, anche perché nelle azioni sono vietate azioni volte a pompare o dampare. E qua si fa tranquillamente. Pensa che io conoscevo uno che ha fatto un bot che ogni volta che Musk twittava su Bitcoin un piccolo motore semantico andava a vedere se era positivo o negativo e comprava o vendeva. Esatto, quello poi è l'esempio. Negli anni passati c'era McAfee, che a un certo punto l'hanno dovuto bloccare perché lui una volta alla settimana c'era la scelta di McAfee, il token che dava Sempre nei McAfee. nostri cuori che lo vediamo nel profilo di Valerio, abbracciato Valerio al Valta Blockchain Summit. Esatto. Condizioni preserata, diciamo. Ma di Valerio o di McAfee? No, 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 McAfee chissà cosa ha combinato. No, Valerio sappiamo che è un bravo ragazzo, avrebbe bevuto un mezzo bicchiere di vino, non fumerebbe Esatto, infatti era sigaretta. quello che stavo dicendo, volevo McAfee prendere chissà in che giro. fine ha fatto quella sera. Sì, sì, Dopo. sì, sì. Cacchio, quello lì si è impiccato, attenzione. Sei E c'è un piccato? altro lui, cioè, dicono che si sia impiccato in Ah sì? galera. No, Non non lo so. sapevo. Lo No. sapevi? La settimana scorsa è morto McAfee. Ti do questa Sono pure da. notizia. L'hanno trovato impiccato in Spagna. E tra l'altro, adesso aspetta che vado a vedere, c'è un altro super lutto nel mondo che è Mircea Popescu. No, È morto ieri o oggi. Popescu faceva il mondiale di USA 94 con Agi e quella nazionale. No, non è un cacciatore, Alan. Cazzo, non si può ridere sui mo. Era un No. Bitcoin billionaire. È uno di quelli che per primo. Comunque si chiama Popescu pure quello lì, Ale. Ah sì? Sì. Ormai cominciamo ad avere una certa età, tra un po' conosceremo più morti che vivi. Porca, mi sembra di diventare mio nonno. Come i nostri nonni. Roba brutta. Divertiamoci nel frattempo. A proposito di divertimento, invece. Per te, adesso abbiamo visto il mondo, no? Completamente decentralizzato, gemme dei videogiochi, gente che ha con una minima anche conoscenza tecnica, piglia l'ETH e ci fa il suo token, lo spara fuori con dei tokenomics sparati a cazzo, che magari tra 2 anni sono implosivi, però nel frattempo questi tokenomics hanno dei grandi numeri. Invece, una tua visione sul mondo invece regolamentato. Cosa ne pensi? Quante STO Guarda. hai visto fare in Europa? Come ti sono sembrate? No, poca roba. Allora, a parte quella che state facendo con CamTV, non ci sono state STO con offerta al pubblico. Che secondo me, cioè fare un STO senza offerta al pubblico, ok, la stai facendo, ma di fatto non la stai facendo. L'STO deve servire per dare alla massa uno strumento potente, certo, di investimento in progetti di qualunque tipo, che poi dopo debbano essere sani, certificati, controllati da un certificatore, da un governo, da chi vogliamo, ma a quello deve servire l'STO.
se devi fare l'STO per venderla solo ai milionari americani o cinesi o giapponesi, va bene, però non mi stai dicendo niente. Se invece dai la possibilità ad Alan Tonetti, persona comune, di mettere 1.000 euro nel tuo progetto, piuttosto che 100, piuttosto che 10.000, quello che uno si può permettere senza diventare un investitore accreditato, allora il mondo cambia. Perché? Perché situazioni di scam nello stile di quelle di tutti quelli che sono venuti dopo Shiba Inu, giusto per tutti i cani, diciamo. Esatto. Se chiunque avesse messo soldi là dentro li avrebbe persi, piuttosto che magari a qualcuno può essere capitato di leggere o di sentire la parola rug pull, che è quello che si quando tu metti la liquidità negli exchange decentralizzati, poi nel momento in cui la gente inizia a scambiare, ti manda gli Ethereum per prendere i token, tu a un certo punto togli tutto. Quello ha tolto tutta la liquidità e ti ha fregato. Esatto. E tu ti ritrovi con dei token che valgono zero. Situazioni di questo tipo non sono corrette nei confronti dei poveri cristiani, ma anche musulmani, che investono, ma anche solo di un euro comprando un token, perché non è a questo che serve. La blockchain è utile per migliorare le nostre vite e di quelle della prossima generazione. Io sono d'accordissimo. Ho visto anche, tu lo sai che insomma, tutto questo mondo qua, lo sai meglio di me, buona parte adesso è diventato appannaggio della cosiddetta generazione Z, sì, che sono quelli che giocano più di tutti su decentralizzato, sì. Poi per carità, c'è anche qualche baby boomer, tanta generazione X, millennial, per carità, però la generazione Z e la generazione Z è un po' i millennial che si muovono intorno a queste cose, non parlano sui canali come quello che stiamo usando noi adesso. Poi c'è qualche domanda che è arrivata e te la faccio. Non parlano su questi canali qui un attimino più obsoleti, parlano su più che altro community su Discord, magari molto Telegram, qualcosina su Twitter, piuttosto che Reddit. Sì. Vanno a vedersi le cose che vengono pubblicate su Medium e creano anche lì dentro, non proprio delle community, ma insomma delle linee che seguono un argomento. Ho notato che però tante volte queste community o personaggi che ormai sono diventati anche un po' di spicco, senza esserlo, cioè, soltanto perché stanno lì e hanno tanto tempo da dedicare a consigli più o meno sbagliati, che tanto poi si dimenticano subito in questo mondo, sono anche in grado, cavolo, di rovinare la reputazione di un token in un secondo, anche magari senza averlo analizzato. E questa cosa qua rientra un po' in quello che dicevamo prima anche alla Bezos. Te come la vedi? Cioè, andrà sempre a finire che sempre di più, oltre alla bontà o meno del progetto, tokenomics, tecnica, parte di Solidity che c'è dietro, insomma, quello che vuoi, dipenderà tantissimo da cosa qualcuno dice nel posto giusto, nel modo giusto. Quello, se ci pensi, è vero a prescindere dal mondo delle cripto. La Ferragni entra in Espresso, fa la sua linea dedicata, e l'Espresso fa più 15%. È entrata nel consiglio di amministrazione di un'altra azienda, le azioni di questa azienda prima crollano e poi salgono, prendi anche lì 20%. Io ho fondato una società che si occupa di influencer marketing e gli influencer, a maggior ragione nella generazione Z, spostano davvero le masse e i consumi. Mia moglie segue adesso con il lockdown, non potendo andare in palestra, ha iniziato a seguire un corso di quelli che si fanno online, lo segue, della sua influencer preferita che si dedica a questa cosa qua. E quindi bisogna sposarsi la Ferragni, fondamentalmente. Bisogna sposarsi la Ferragni o diventare la Ferragni. Oppure gestire la Ferragni, dipende dai casi. Mi sa che la Ferragni si gestisce lei, o no? Tu che stai dentro. No, sì, allora sì, sicuramente Chiara si gestisce.
però ce ne sono tanti, che, tanti altri che si possono gestire. E poi tante volte, guarda, fa più rumore una Ferragni a livello di... O una Ferrari, chi fa più rumore? Ferragni o 10... 10 influencer qualunque che si mettono insieme e potenzialmente sono più, ascoltano e parlano a più persone della Ferragni da sola, certo. O magari su target anche diversi, magari. Mi senti, Alan? E adesso sì, dicevo, magari risponde, ho fatto due battute molto belle ma non le hai sentite. No, non le ho sentite, scusami. Ti dicevi, fa più rumore una Ferragni o una Ferrari, ho detto. E poi tu hai detto, è meglio una Ferrari o 10, e io ho detto, o 10 Ferrigno. Diciamo che... Comunque, esatto. In effetti forse possono toccare dei target molto diversi. Chiedeva un nostro amico, che poi è sparito, perché stranamente vedo un po' male i commenti, ne vedo soltanto una piccola parte, so che ci sono 30 commenti, ma io ne vedo 4, ho capito perché. E, mi aveva chiesto, parafraso perché non c'è più il suo commento scritto fuori, mi chiedeva consigli per un artista nel mondo facile, cioè facile di concetto, in realtà difficilissimo nell'atto pratico. Gli artisti che riescono nel mondo degli NFT sono quelli che hanno una community che li segue su Twitter. Tutto il mondo degli NFT vive su Twitter. Se io fossi un artista vuole cominciare oggi, la prima cosa che faccio è essere presente su Twitter, rispondere, inserirmi in ogni tipo di discussione per capire, farmi conoscere e farmi vedere. Io oggi, che come sai, quando mi metto a fare una cosa o la faccio al massimo o non la faccio, parlo con tutti i più grandi artisti del mondo degli NFT, perché loro sono presenti lì, perché loro parlano alla loro gente. Poi è chiaro che nel momento in cui sono giganti non possono parlare a 100.000 persone, però ci sono. E anche se magari non gli parli direttamente, hai l'impressione di poterlo fare. Il punto è che non basta un tweet una volta al giorno, non basta dire ho risposto a due thread, mi sono inserito. Vuol dire io, da collezionista, diciamo, investitore, chiamiamola come vogliamo, passavo, adesso un po' meno, su Twitter 8, 9, 10 ore al giorno. E la ma veramente? Eh beh, certo. Quanti post? Allora, qui, allora, non è che, non, cioè, lo possiamo fare come un gioco, ma se vuoi fare la cosa e capire tutto e padroneggiare totalmente la materia, così da capire che non vuol dire non sbagliare mai investimento, vuol dire quando lo sbagli capire perché l'hai sbagliato o capire perché quella cosa che pensavi che andasse bene è andata male, così da non ripeterlo. Perché non esiste trader che non sbaglia, non ha dei, non chiude delle operazioni in perdita, non esiste investitore, collezionista, chiamalo come vuoi, che non vende, che non sbaglia pezzo, certo, da comprare. Certo. Ma... E quindi io ho fatto 6 mesi, 8, 9, 10 ore al giorno. Io però tutto organico. Però io oggi parlo davvero con, se pensiamo ai 20 artisti più famosi, io parlo direttamente con loro, e se gli scrivo in questo momento anche in privato mi rispondono. Non solo, ne ho anche un centinaio di assolutamente sconosciuti. E tu dici, perché lo stai facendo? Per un'ottica paracula, per investire? In realtà assolutamente no, semplicemente perché mi piace ciò che fanno e quindi in qualche modo li supporto, perché poi è quello il senso. Un artista che cosa cerca? Ok, beneficio economico, tutto quello che vogliamo, ma in realtà l'artista ha bisogno, mi immagino, perché poi artista non sono, di qualcuno che apprezzi ciò che fa, molto semplicemente. E quindi è importante, se tu trovi qualcuno che ti apprezza, coltivalo, perché nel momento in cui diventa tuo, tu poi arrivi ad avere un esercito. Capito? Alef Fabio Alessandro Leone, che era quello che ci aveva fatto la domanda, perché si chiama Alef Fabio con due e Alessandro Leone? Si chiama Fabio Alessandro Leone, ma Alef Alessandro Alef è un artista, magari. È già, perché... è già un nome di artista, possiamo dirlo. Perché Alef, ci pensi a Alessandro e Fabio, no? Eh sì. Alan, io ti ringrazio tantissimo. Noi abbiamo sforato di 5 minuti circa.
tendenzialmente stiamo sui 45 minuti per questo intervento. Mi ha fatto molto piacere, come sempre, tanto valore, si vede con la semplicità e con la leggerezza di cui parli di queste cose che c'è un profondo spessore, una conoscenza approfondita, tanta vita vissuta su queste cose, vera, poca teoria, tanta pratica, lo sappiamo, e infatti e soprattutto a me piace molto di te che ti pigli poco sul serio, ridi e scherzi, quando invece e degli altri tutti e hanno un centesimo di esperienza che hai fatto tu su queste cose, sempre fatta sulla tua pelle. Io la chiudo sempre in maniera un io po'... adesso guarda Ale, adesso dovrei registrare, no, ogni tanto, anzi dovrei fare una cosa così, prima di andare a letto dovrei dire Ale ciao come stai, e tu inizi e fai questi 15-20 secondi di elogio, così io letto felice. Tu lo sai che io, se devo essere una merda, le cose le dico, ci siamo anche soci, quindi lo sai bene. No, però io veramente, te, genio e sregolatezza al 100%, ma 90% genio, 10% sregolatezza, mi ha fatto molto piacere. Ma questo panegirico per indorarti la pillola della domanda alla Marzullo che faccio alla fine, no? Fatti sì, una domanda, ti fai una domanda e ti dai una risposta su questi temi. Meglio se è una proiezione, cioè, marzulliana. Ma una domanda, ma possiamo evitare, cioè non possiamo fare semplicemente sei in grande forma, sì sono scatenato, cioè, proprio... ma sei in grande forma? Io sono scatenatissimo. Grande. Senti, ti ringrazio tanto, ci sentiamo presto, ciao. Dai un bacio al vero CEO di Taudast, assolutamente, quando lo incontri, va bene. La tua piccolina, e niente, vediamo adesso il tuo bagagliaio che si apre, si abbassa, non so. E sono arrivato a Galbusera. Ah, hai capito? Grande. Adesso fai merenda. Esatto. Ciao. Ciao bello, grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie di averci seguito. Alla prossima.